Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana, nel video di oggi parliamo di viaggi e in particolare vi porterò in giro per Napoli. Questo è stato un viaggio fatto un anno fa, quindi non solo sarà un viaggio in diversi posti, ma sarà anche un viaggio nel tempo per me, perché vi racconterò quello che ho fatto a Napoli l'anno scorso. Se state imparando la lingua italiana, siete nel posto giusto, bravi e brave. Io sono Simone e qui su Italiano in 7 minuti vi parlo di diversi argomenti come viaggi, libri, cultura, grammatica, arte in lingua italiana per aiutarvi a migliorare in italiano. Per non perdere i prossimi video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Iniziamo! In particolare, nel video di oggi vi darò alcune informazioni su Napoli, successivamente vi farò vedere alcuni luoghi che abbiamo visitato, come la Napoli sotterranea, alcune chiese, ma anche la Certosa o il Castel Sant'Elmo, che sono dei punti panoramici bellissimi di Napoli, e alla fine di questo video vi lascerò una piccola sorpresa nel caso in cui abbiate voglia di visitare Napoli, quindi vi consiglio di restare fino alla fine del video. Napoli è il capoluogo della Campania, è una città importantissima per il sud Italia, ha il suo aeroporto internazionale e ha una storia incredibile, importantissima per il sud Italia. Vi basti pensare che Napoli è stata conquistata nei secoli da tantissime culture, da tantissimi regni e popolazioni, e questo susseguirsi di popolazioni, questo susseguirsi di regni e costumi si è stratificato sui palazzi e sull'architettura di questa città. Infatti, come alcune città in Sicilia, anche Napoli ha tantissimi tipi di palazzi, tantissimi tipi di chiese di diverse culture e religioni. E questo è qualcosa che salta subito all'occhio, è qualcosa che noterete subito quando arriverete a Napoli. Il nome di questa città deriva dal suo nome greco, proprio perché i greci hanno fondato Napoli, e in greco antico l'avevano chiamata Neapolis, ovvero la nuova città. Poi, pian piano, questo nome si è conservato e trasformato in Napoli. In realtà Napoli è anche chiamata Partenope, come il nome di una sirena, e molto spesso ci si può riferire a Napoli come la città Partenope e ci si può riferire ai napoletani come i partenopei. Quindi io posso parlare dei napoletani come dei partenopei. Come vi dicevo, il primo luogo visitato è stato la Napoli sotterranea. È un posto incredibile, credo che sia unico nel suo genere al sud Italia, che io ricordi. Non ho visitato altri posti simili o di simile profondità e grandezza. La Napoli sotterranea è una serie di canali, una serie di caverne scavate a fondo dagli antichi napoletani per estrarre il tufo. Il tufo è un tipo di roccia con cui venivano costruiti i palazzi, con cui venivano costruiti gli edifici a Napoli. E il sistema molto furbo di estrazione del tufo e di costruzione di diversi canali e diversi passaggi permetteva non solo di estrarre la pietra, di estrarre il tufo, ma permetteva di estrarre il tufo nel punto in cui si voleva costruire il palazzo. Quindi, una volta estratto, il tufo veniva direttamente usato per costruire i muri di palazzi che sarebbero nati in quel preciso punto, quindi nel punto di estrazione. Questo sistema di gallerie, di piccoli vicoli, è stato usato anche per un altro motivo. Durante la Seconda Guerra Mondiale i napoletani si andavano a nascondere all'interno di queste cave. Pensate che parliamo di una profondità che può arrivare fino a 35-40 metri, quindi una profondità che permetteva anche di ripararsi dai bombardamenti.
Attenzione però, se avete paura dei posti chiusi, se siete claustrofobici, se avete la fobia dei posti chiusi, vi consiglio di non visitare questo posto, semplicemente perché ci sono dei posti in cui le vie diventano veramente basse e strette e potrebbe essere difficoltoso passare. Nel pomeriggio siamo andati a visitare diverse chiese, tra cui la Cappella di San Severo, la Chiesa del Gesù Nuovo. E la chiesa di Santa Chiara. La cappella di San Severo in realtà non è una chiesa, ma è appunto una cappella, dunque è una struttura più piccola di una chiesa, all'interno della quale non si svolge la messa, non si svolgono le funzioni religiose. La particolarità di questa cappella, però, è che ha al suo interno delle statue incredibili. Purtroppo non è stato possibile fare né foto né video al suo interno, ma vi assicuro che online trovate tutte le foto possibili che vi confermeranno quello che sto dicendo, ovvero che ci sono delle statue incredibili. Non solo al centro c'è il Cristo velato, ma anche tutta la serie di statue presenti sulle colonne di questa cappella sono incredibili, sono fantastiche. E c'è un documentario molto bello che vi consiglierò alla fine del video che spiega tutte queste statue e le opere all'interno della Cappella di San Severo in maniera molto dettagliata. Se state organizzando una vacanza in Italia e in particolare a Napoli, ricordate di prenotare i biglietti per la Cappella di San Severo 3-4 settimane in anticipo, perché essendo molto piccola non può ospitare troppi visitatori ogni giorno ed è anche una delle attrazioni più famose a Napoli. Quindi quando organizzate la vostra vacanza a Napoli ricordate subito di prenotare i biglietti dell'aereo e i biglietti per la Cappella di San Severo. Come vi dicevo, abbiamo visitato anche la Chiesa del Gesù Nuovo e la Chiesa di Santa Chiara. Siamo passati per Piazza Dante, che si chiama così perché ha al centro la statua di Dante. Ed è una piazza che mi piace molto perché è piena di bancarelle o mercatini che vendono libri usati, quindi cerco sempre di non comprare troppi libri. Nel tardo pomeriggio siamo andati a visitare prima la Certosa e successivamente il Castel Sant'Elmo. Sono due punti panoramici, poiché da lì si può vedere tutto il panorama, si può vedere tutta Napoli, e sono due dei miei posti preferiti perché da lì si riesce a vedere tutta la città, si vede il mare, si vede il Vesuvio ed è davvero qualcosa di incredibile come spettacolo panoramico, è qualcosa che a me piace tantissimo e sono dei posti che visito sempre ogni volta che sono a Napoli. La Certosa è un edificio nato come
abitazione per i frati, quindi nato intorno al 1500-1600, ma che adesso viene usato come museo. Quindi potete visitare la Certosa, ve lo consiglio, ed è un posto davvero rilassante perché ha questi incredibili giardini e alcune delle mattonelle mi hanno ricordato un po' il Portogallo e un po' la Sicilia. Quindi questa commistione di culture di cui vi parlavo prima si ritrova in tantissimi aspetti all'interno della città. Successivamente siamo andati a visitare il Castel Sant'Elmo, che è un castello da cui si riesce a vedere gran parte di Napoli, ma si riesce anche a vedere Spacca Napoli, che è appunto la via che spacca Napoli in due, e vi consiglio di andare a visitare il Castel Sant'Elmo al tramonto, perché è uno spettacolo incredibile, è qualcosa di bellissimo. Dopo il tramonto, io e Francesca abbiamo finito la nostra giornata in pizzeria. Siamo andati a mangiare una buona pizza e siamo andati a dormire perché il giorno dopo ci servivano energie per andare a Pompei. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. Io vi ringrazio per aver visto il video e spero che vi sia piaciuto. Come vi avevo detto, vi avrei lasciato una sorpresa. E la sorpresa la trovate in descrizione, trovate un link che non solo ha la trascrizione di questo video, ma ha anche alcune informazioni che vi aiuteranno nel caso in cui decidiate di visitare Napoli, e troverete anche il link per andare a vedere uno dei documentari più belli realizzati dalla RAI, dove Alberto Angela visita Napoli e vi porta in giro per Napoli. Io penso che nonostante i suoi limiti e nonostante i suoi problemi, Napoli sia una delle città più belle del sud Italia e che davvero valga la pena visitare questa città non solo per tutte le prelibatezze e tutti i cibi buonissimi che ci sono, ma anche per tutte le bellezze e tutta la cultura che riuscirete a trovare in quella città. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ringrazio chi mi sostiene economicamente su Patreon, Ko-fi, Tpi. Vi ricordo di lasciare un mi piace se volete vedere altri video simili a questo e vi ricordo di lasciare un commento e scrivermi se siete già stati a Napoli oppure vorreste andare a Napoli e state programmando la vostra prossima vacanza. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Se state organizzando... Questa è la tua carrozza? Sì.
Ciao. Simone è il più bello del mondo, io lo amo tanto.